jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. A missa, caccia le padano senza la buccia, mi posso portare a voglia, non mi perdo. No, trovai una pace da sopra. Buon Natale allora. Per a bue, e mi venire come una volta che era bello. Non c'è niente. Bello perché si stava buono assieme, no? Sì, sì, stava assieme, c'erano i cibi, pure che non c'è noi. Che cibi c'erano? Ebbene, una volta facevamo maiale pure tra i terrieri. Chi ce l'ha una cosa? Eravamo 7, 8 di famiglie, 10, secondo. Dovevamo i figli, il padre, la madre. Voi i figli onde la vite? Io uno l'avevo alla Germania e due l'avevo in secondo. Allora, ci siete di notte di Natale, si collega sopra al computer, che vi vedi l'intervista a voi, che mandava la missa di Cincrondo in diretta. Se è bonito ci mandate un saluto di Buon Natale, mandateci un saluto. A Natale, c'è ciò mio, quello figurante. A onde è in Germania? A Frankenberg. E salutate Luca Amano, dice buon Natale, dai. Buon Natale allora. A Frankenberg. E buon Natale per voi. Statevi bene. E mi venire come una volta con la pace. Non c'è una pace, non niente. Lavoro o nave? Pace o nave? Ma una volta a Natale era meglio, no? Era bello, sì. Avevamo lo vino incio, avevamo tutte cose. C'era un bel Dio una volta. Ma non l'hanno in terra i figli miei, che ho morito mio a 20 anni, che morivo poi a 21. E poi io mi decalai la casa e... A onde stavi una volta voi? Pensiconi. Tutti in campagna stavano? A Pensiconi, sì, sì. Allora... Andavamo lì terra tuo colonnello, buon animo. E quale colonnello? Porzumì, voi ricordate? Sì, sì. E l'Italia di Muricca, cattavamo, la signorina Muricca, pure. Limitavamo la suppa. E la suppa era bella, erano paesi, non c'è nulla. Cuca morì, qui casi, non dorme, ci operà e si desolava. Ma se no, le terre erano belle, però. Buon Natale, signora Sigillò. A voi. Prima la scuola e poi lo mascio. Questi ragazzi di oggi. Questi giovanotti. E onde vanno? Se non avevi mascio. Dici tu onde vanno? Una volta a stavura. Le masce faticavano, sì. I costurieri, i barberi, tutti faticavano di scarpare. E li pagavano già. E li pagavano, ieri si imparavano l'arte i figlioleri. Poi dopo si imparavano l'arte, qualcosa pigliavano, giusto? Ma i barberi ce l'hanno ancora. Ah, il barbero, c'è. Il barbero sì, ma se no oggi con c'è. Questo è uno che ho tutto fatto. Tempo che piglio la stoffa e ci dai due vestiti. Buon Natale pure a voi. Grazie, grazie a me. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Come vi chiamate voi? Fonti. Fonti come? Angela. Mi parlate di un Natale di tanti anni fa, di una volta. Com'era un Natale una volta? Com'era? Sacrifici facevamo per i figli. Era buono, che facevamo cippoli, cose, facevamo che il giusto nero di cose. Era buono. Giusto nero di chi? Cippoli facevamo. Solo cippoli facevamo? Cippoli, di quello che c'era, c'era la casa. Sì, sì, perché andava uno figlio, andava sei. Ma io sei. Sentite, e quando ero cocciolero voi, com'era un Natale una volta? Ah, quando ero cocciolero io, che tempi figlio? Sacrifici, la mamma era mia. Faticavamo e campavamo. Così era una volta. E il paese com'era una volta? Meglio di mo'.
E chi era più meglio? Più meglio, ma guarda, che vedete, una volta vedevamo nel seno, facendo, tutte cose facendo una volta, con tutto che eravamo, con sacrifici una volta, che mamma era nostra una volta partito. Sentite, vogliva la missa, avevamo di una presto una volta, per voi? Siamo, con la missa all'aurora la chiamavamo. A che ora era? Alle 6. Alle 6:30 nascemo e poi andiamo per Olivi con Guerrisi, la giornata. E qua diceva la missa quando io, voi, quando ero con Cocciarella? Sì, non c'era il prete Ciopiano, Luca Nena con Ciopiano, c'era un altro prete che lo chiamavano Amedeo, di Tavria Nova. Sì, andavi via, previti, andavi via. E c'erano quelli che sono la Zampogna davanti alle chiese pure? Sì, quelli Zampogni. E quella che sono? Quella che sono? E quella, cosa? Quella, compare Peppi Monteleone, il Monteleone era, sì. Pigliamo tutti i Monteleoni, ne sono con chi era Zampogni, una volta. E i giochi una volta qual erano? Con chi giocavo quando ero cocciolere per Natale? Che non ti ricordiamo giocare, al peggiore giocavamo a sordi. Allora per giù, lo marto mese di anni, tutti che gli arrotati, che giocavano, e di lui già, e ci pigliava le, c'era rubava le sorde, per mo se scherza, le figli, sì. E con gli enucani, tutti che ricordarono me, giocavano, allora per giù, giocavano. E si stava meglio, no? Sì, è meglio come, camò. Sentite qualche poesia in dialetto di una volta di Natale, non ve la ricordate? Mi ricordo. Che si cantava una volta già la chiesa? Cose di Natale cantavano. O non cantavano? No, erano cocciarieri che cantavano. Eravamo cocciari. Tutte queste cose che dovevano morire di Natale lo facevano pure una volta. Sì. Una volta. Facevano le feste, facevano tutte cose. E il tuo paese com'era una volta? Facevano l'attaretti, cantano cessati. Di Natale? Come erano attaretti di Natale? Attaretti erano quando era del Corpo Domini. Ah no, dopo di Natale proprio questa. Di Natale che stanno? O presepio facevano? Il presepio facevano. Ogni puntino facevano presepio. Quindi il cancio a Borgo facevano? No, facevano cavanti. E come facevano? Monti. Tutti che i romani una volta. Sì, tutti che i giovanesi una volta, ma non c'è nulla più. Come si dice per l'America, come si dice per Caco, come si dice per Dani, per dirlo. Ma se non una volta era buono. Vi potevo cercare o fate un augurio a tutti i cincrondisi? Un augurio di buon Natale a tutti. Fate augurio di Natale per tutti i cincrondisi. Sì, è che se lo posso dire, che lo posso dire l'altro. L'augurio di Natale. A Carcone non vedete assai, avete figli che stanno fuori? No, dai tutti qua. Frati, parenti che stanno fuori all'America. Parenti, dai le nipoti, dai a tutti. A onde? Roma, dai la figlia a Roma, puro, sì. A tutti i cincrondisi. Buon Natale per tutti. Come vi chiamate? Carmela. Carmela come? Rullo. Rullo Carmela io faccio. Di quale classe siete? Non si può dire. Non si può dire. Sentite. Ce l'ho, ci va 20. Sentite, mi dicite com'era un Natale una volta? Ecco com'era. Scarso di mangiare era una volta. Natale, Pasqua, tutte le feste erano scarse. Chi si mangiava una volta a Natale? Che i cipollini li facevo sempre. Ma si stava male una volta, no? Non c'erano i soldi. Ma è vero che una volta, nonostante non c'era povertà, non c'era fame, si stava meglio che mo? Quando era signorina non c'era fame, che andava per un pasto e 9 anni 5 io, c'ho letto. E l'abbiamo faticato, mascolo e femmina. Mi campavano pace e c'ho un letto. E voi che lavoro facevo? Io ero da tesa, pedalivi, carriavamo un fumere, che una volta facevano le patate con il fumere degli animali.
scariamo pesa, mattuna, lavoravo. Sentite, ma Natale una volta a che si giocava quando ero cocciare voi? Alle lucise. Che le lucise mettevano una tavolera e poi faceva così. Quando menavamo una e toccava l'altra, le ripigliavo perché erano fatte grosse. Ma non c'è un sasso gioco bello, mi piaceva. Solo ai lucisi giocavo? No, giocavo pure alla tombola. Avevano gli occhi che c'era il raso e c'erano, come come se ne cuore manco. Sentite, ma una volta la messa era ai 5 mattina, voi vi ricordate quando era ai 5 mattina la messa? Io. Qua dice, a onde va la messa? Onde io? Al paese vero, la chiesa. Notte di Natale. Ah, ma voi non siete in crudo? No, notte di Natale. Tu dove siete? Notte di Natale, lui non dormevo, ricordare. Ed è quando sapevo che era l'ora che dice la messa, ne dicevo, eravamo alla porta della chiesa e chiusa ancora. Ne vediamo al posto, sapete che una volta era la messa. No, come mo. E voi quando veniste a Cinque, non c'è qual anno? Chissà, cioè non mi ricordo mo. 49. E Cinquegrunde com'era cioè, 49 quando veniste voi qua? Che brutta era questa casa, a casa sapete com'era? Quando la cattavo noi, di terra, una scala vecchia, brutta, una soffitta, dei tavoli che si vedevano anche pure di sotto sopra. E poi chiaro chiaro il Signore ci aiuto. Potete fare un saluto di Buon Natale ai cincrundisi, ai parenti vostri, a cui? Sì, a tutti, fino a ieri vedi non ne potevi vedere un casale. Ma vi ricordate qualche canzone o qualche poesia di Natale di una volta? Non mi ricordo niente, abbiamo malattia, mi attavo, poi 5 mesi ci ho letto, 5 mesi hanno passato, di questo tempo ancora era malata, ma mi fece questa puntura, vedevo se mi cuore non mo. Allora buon Natale, pure a voi. Grazie, c'è tanta buona a tutta la famiglia, a sto giovanero, che non conosciamo ancora tanto qui. E a tutti i cincrondisi. Come siete? A tutti noi, tutti. No, a tutti no. C'è qualche dura che non si merita. Buon Natale. Buon Natale per la bocca, a voi mi conosco. Arrivederci, signore. Arrivederci. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse. Potremmo parlare di un Natale in una volta. Che vi ricordate? Com'era un Natale una volta? Scarso di tutte le maniere. Aspettavamo per il Natale, ma aspettavamo un mezzo chilo di pasta. A che tempi miei, di picciola però, di picciola, che mi ricordo io. Poi il resto... Che si faceva in certi casi durante il periodo di Natale? Zippoli. E zippoli si faceva in Natale. E si stava tutto assieme? Sì, sì, tutti assieme, tutta la famiglia, si andava figli sposati, erano assieme, che era una festa ricordata, come Pasqua, no? E erano pure giornate che una aspettava, arrivano queste giornate belle di festività, per noi potevamo pigliare qualcosa di più. Si stava, c'era fame una volta, no? C'era fame, quando aveva la terra. Qualche morso di terra, allora di verdurera campava di giù, ma quando non aveva manco terra, non c'era mezza canna. Chi si cucinava? C'era qualcosa di tradizionale che si cucinava una volta o come si giocava una volta a Natale? Si mangiava noi, per lo più mangiavamo riso e cappuccio, facevamo, calavamo noi le cappucci, ne avevamo la terra, come stavo già dicendo, e per lo più facciamo riso e cappuccio con la pasta e acciuccara. Anche lo tempo mio. E poi si giocava a casa? Si giocava lo peggio. Si giocava lo peggio. Ne cogliamo 4, 5, 6, davanti a mia e giocavamo lo peggio. A messa che ora cominciava la mattina? 5 la mattina. E te levava e mettiamo la messa. Che vi ricordate di quel periodo? Era bello.
non c'era stanza, non c'era niente, potevamo camminare pure di notte. Che vi ricordate di quel periodo, quando si ha Miss 65, qualche nome di compagni vostri una volta? E le compagne mie che erano alla messa pure era con mia. Oddio, non si trovano zitto, no, le femmine però, le mascole ieri. Ah, venne la messa dei cinque. Venne la messa dei cinque, si contavano tutta l'archi e si trovava la fidanzata. Ma era cotale però, eh. Secondo voi era meglio Natale una volta o mo, anche se una volta si stava peggio? Sì, mo si sta bene, ma però face male. Perché? Per tutte cose. Perché non è una cosa che può durare, che sta qua. Buon Dio, a Missa dei Cinque. Oh, Carmen era. E qua dice la Missa, guerra o preveti? Che ora sopra al carcere era. Cange, no, Cangemi, no. Carrera, Trapiano. Carrera. Luca non ha cura Trapiano, non ricordo pure. E cantava una volta e Messa da Cinque. Sì, era bello. E che si cantava? Canta in dialetto? Era un bombe nero, la festa del bombe nero. Ed era una canzone dialettale? Era in dialetto sta canzone? Sì, in dialetto. E come faceva? Tu scendi dalle stelle, così. Ah, tu scendi dalle stelle, eh. E o paese com'era? Era da via luci, da via... Sì, le luci c'erano. Ci vedo sempre, almeno, che mi ricordo. L'addobbe natalizio c'erano pure, facevano alberi Natale, a capanna, che facevano? Facevano il presepio. A onde? C'era la chiesa, facevano pure il presepio. C'era la chiesa a Locarmen, c'era la chiesa a Maggi, lo facevano. Ed era bello, ognuno ieri guardava che erano pasture, che le cose belle che c'erano e che se lo c'erano sempre. Poi tra l'estate ogni tanto facevano, come si chiamano, che stanno facendo molle, presepi? Presepi, ecco, presepi, sì. Voi ricordate il presepio da Gesù Rosario che faceva, come si chiamava, quello che faceva una volta il presepio? Il preveti Galluzzo. No. C'era lo sacrestano, come si chiamava? Che facevo per esempio il carretto da parte del re. Com'è che mo che mi ricordo come si chiamava? I pastori Michi di Ciccia, vi ricordate i pastori Michi di Ciccia? Che mo che mi ricordo come si chiamava quello. Me lo ricordo a dirlo, ma il nome non me lo ricordo. Sentite, giocavo sulle pietrure una volta. E che giocavamo? A tombola non c'era? A tombola pure, sì. C'era pure la tombola. E giocavamo pure a tombola. Andiamo con Gemi, 4-5. Mi contate un Natale dalla guerra, com'era quel Natale una volta? Figlio mio, che com'era? Tristi, manco pane. Davano a noi, questo caro tempo mio che fu la guerra, che mi ricordo io, ne passavano 100 grammi di pane a testa. Con suo padre era la guerra? No, padre ma no. E qua era la guerra? Sì, mio io. Ci mi è annunciato. Che qua di San Michele che andavamo da fronte da Cufici. E questo caro ufficio marito mio. Ah, già, sì. Ed è scritto era cui e dondi. È fatto. Ah? Sì, era una femberra. Vostro padre come si chiamava? Michele. E vostra mamma? Michele canto, io con si concetta. E quanto frati eravamo? Mia propria. Adesso. Dottoro, che una morì giovane, era a 15 anni, e quattro frati. Ciccio mio, buon'anima. E a Natale stavo tutta a sé. Sì. Ma la guerra però era una guerra. Certo. E non è che potevamo stare tutti assieme, manco. Se andavate a fare un saluto a. I cinquantesi che sono fuori, che sono in Argentina, in Canada, che guardano. E l'Italia, scrivimmo. Fateci un saluto, ma guardate la telecamera e fate un saluto a tutti i cinquantesi, parenti vostri, a tutti che vi cinquantesi. Allora, che augurate per Natale a tutti. Buone feste e buon Natale. E mo se la passo tutti bene. Da parte di? Di. Come chiamate? Puro che so. Candido Carmela.
C'è una poesia, un canto dialettale, in dialetto che vi ricordate di Natale? Di Natale no, è che sticca del buon venire e basta. Solo tu scendi dalle stelle. Poi se sento tiririnno, a me mi venne a mente. Ma c'era in zampognare pure una volta la novena, sì, di cinque? Sì, sì, certo. E quella in zampognare una volta? Allora era compare Peppe di Ferro, che ora mi ricordo. Ma il resto non mi ricordo. E suonavano avanti alla chiesa, alle 5 di mattina? Chiesa, sì, sì, sì. Qui non lavoravo. Io non porte porte pure, suonavano. Con la zampogna. Lazzarino era come si chiama? Sì, sì, sì. La pipita. La pipita. Queste cose cercato, mandando una non ci venne a mente qualcosa, ma se no... Buon Natale, buon Natale. Grazie veramente a tutti. Buon Natale e buon anno. Signora, come chiamate? Ciaraulo Carmela. Quanti anni andavimo? 24. E quindi sogno? Domenica 24. Sentite, mi contate una volta di un Natale. Com'era un Natale una volta? Era più bello di mo. Perché? Perché andavamo c'ho civarizza, c'ho allegri. Ma ho sognato tutti i mortecini. Che si faceva una volta? Perché c'era più allegria una volta? Si facevano i tippoli, si abituavano. Ma non c'è niente più. Ha messo lo cagliere in pastasta 5 kg di zippoli. C'è chi l'ha messo? E a concitasto? Alle infermiere, alle medici di polizia, no? E ce l'ha pastuta? Ce l'ha il nipote, ma che faticherà. Faticherà il nipote, ma... E come si impastano i zippoli? Si faccia prima, si faccia l'acqua calda, poi si squaggia la sale, poi si squaggia il letto, poi si impasta una molte pane. Mandava si mettono pure patate? Sì. E quanto patate e quanto farina? E secondo quanto sono 2 kg di patate. Passa la farina. Torniamo a Natale una volta, quali erano i yoghi che si giocavano una volta a Natale? Non mi ricordo io. E non mi ricordo io. Non mi ricordo, non giocava a Natale una volta? Io giocavo a Natale, c'erano campagne. Che facevo tra le campagne? Dove? Teniamo le monate. A Unde, cioè a quale zona di Cinquegrunde? A Cinquegrunde, ho sposato Gnagna di Carlo. E sto padrone con il testo di quella pascia. E che si cucinava a Natale una volta? Carne, tutto cosa facciamo? Siamo tutto. Ma voi va a messa una volta di mattina? Quando era 5 fronte io, quando sogno su sono un dia. Ma una volta a messa si dice 5 di mattina? Che c'è 5 c'era, ma non mi ricordo che c'è. Non mi ricordo niente. Non mi ricordo nemmeno. Ma che canzonera di Natale non va a ricordare? Io di Dio che c'è un canto mi suono. Una poesia, no? No, niente faccio fare. Una preghiera in Dio. Niente faccio fare. Manco una preghiera. Niente fa. E prego c'è la messa quando vado, prego vinto quando stai in giro. Ci potete fare l'auguri ai cinquegrundesi? Tanti auguri a tutti. E se è bene da me ci faccio l'elemosina. Tanti auguri a cui? A tutti, in generale. Ma voi avete parenti in giro? Dai nipoti, dai. A onde, a onde? Per tutto andai solo, per bacio andai solo, per cantare i nipoti, per forse andai i nipoti. E mi ricordo i nipoti, sono andati i nipoti. Allora, buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti, in generale, vedi che faccio qualcosa di buon viti. Sor Pasqualina, quanta nave che siamo a Cinquegrunde? A voglia! Devo dire che siamo cinquegrundesi? Esatto! Dal 1960 mi sembra. Quindi 52 anni che siamo a Cinquegrunde. E voi nato, no? Non all'età mia. Un Natale di una volta com'era, Sor Pasqualina? Buono! Cosa che ti ricordavi di Natale una volta? Era più atteso, ma ormai siamo tutti sazi.
non si attende come si attendeva una volta. Ma tu quando eri bambina, dove, come passavi il Natale? Come giocavi? Cosa mangiavi? Con i genitori. I genitori erano pure religiosi, si andava a messa e poi stava con i genitori. E quali erano i giochi di una volta? I giochi di una volta non erano come questi di oggi. Noi mettevamo una fila di spago da una parte a un'altra e si sentiva il telefono. Poi anche lui si giocava con i come lo chiamavano surici. Tam, tam. E di Natale? Qual erano i giochi di Natale? I giochi di Natale giocava la tombola. Era cosa così. Era diverso, va. Cosa c'era di più bello rispetto ad oggi? La serenità, l'educazione. Adesso non più. Quanti giovani di Cinque Fronde sono passati da qui? Io, a voglia, a centinaia. Un buon Natale ai giovani di Cinque Fronde, quelli di una volta e quelli di adesso. Cosa direste, cosa dite? Che cosa posso dire? Pace per tutti. E che il Signore dà buon senso a tutti. E ai Cinque Frondesi? Un augurio di serenità e di pace. Da suor? Pasqualina Gagliardi. Che è originaria? Che è originaria di? Gifone. Ma è da 52 anni che ha? E sta a Cinque Fronde. E quindi è Ciucci in Crondisa che? Cavo Gifonese. Cadu Casale. Buon Natale, signor Pasqualino. Di dove siete voi? Di Cosoleto. Nativa a Cosoleto, risalente Gioia. E come vi chiamate? Petina Giuseppina. Volete dare un buon Natale a tutti? E come? Guardate lì e dite buon Natale. Dite buon Natale e buone feste per tutti quanti, di tutte le maniere belle. Di pace e di salute. Buon Natale. Buon Natale pure a voi. Grazie. Buon Natale e buone feste. Ma andiamo avanti. Tutto a posto? Andiamo avanti, va. Con il Signore. Signora, voi come state? Bene. Sono commossa. Perché? Questo è mio marito, stiamo bene qua tutti. Un buon Natale, un buon Natale. Grazie tanto a voi. Grazie. Buon Natale. Grazie, molto, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. Come state? Potrei stare meglio, ma no, c'è la malattia che va già avanti. È quello, eh. Ma qui vi trovate bene, sì? Con loro? Sì. Con loro, sì, ho parlato, mi vanno bene tutti. Sì, 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 tutti. Dalla piccola fino al più grande. Buon Natale, allora. Grazie, ugualmente. Grazie. Se volete salutare qualcuno. Saluto a tutti i Cinque Fronde. E più di quello non posso fare. A tutti i Cinque Fronde, tutto il mondo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buon Natale! Anche a voi! Come state? Bene! Come vi chiamate voi? Concetta Romeo! E di dove siete? Di Sant'Alecchio del Tramonte! E qua come vi trovate? Come vi trovate qui? Qua. Bene! E allora buon... Grazie a Dio! Buon Natale! E buon Natale anche a voi! Ringraziamo sempre il Signore, tutti! That's the jingle bell, that's the jingle bell.